nasce un nuovo mezzo che integra diversificate formule di comunicazione. Il punto di sintesi di un new media più ampio, a fissione, eventi, mezzi speciali, che si sviluppa in autostrada. È nato TV Zone, il primo circuito televisivo dedicato alle autostrade, offerto a chi viaggia, per vacanza, per lavoro, per studio. Un nuovo strumento mirato di comunicazione pubblicitaria. Un palinsesto di 20 minuti a rotazione per 24 ore al giorno che varia in base alle fasce di affluenza, orario, giornata, periodo dell'anno. Tra i livelli di comunicazione continua e aggiornata su viabilità, informazione, entertainment. Un punto di riferimento nelle aree di sosta che concentra l'informazione locale ed areale con quella nazionale. Ma cosa fa TV Zone? Informa con notiziari, redazionali e pubblicità. Aggiorna col meteo, la borsa, lo sport, le informazioni di viaggio. Parla di porti e aeroporti, divieti, ultima ora e informazioni sul lotto. Intrattiene con videoclip musicali, reportage e format originali. Racconta il territorio, servizi ed informazioni utili. Coinvolge con concorsi. Diverte con backstage, candid camera. E ti ospita con gli happy hours, solo analcolici, in autostrada. Propone un palinsesto studiato in base al periodo. Offre differenti tipologie di intrattenimento pubblicitario. Consente di personalizzare i contenuti per l'utenza e per i brand. Valorizza il luogo per renderlo piacevole, per aumentare il flusso e i tempi di sosta. Offre una programmazione mirata che prevede anche la diffusione delle televisioni generaliste. Consente trasmissioni in diretta, via satellite, dedicate a grandi eventi e programmi speciali. Prevede la produzione di format in diretta realizzati nelle aree di sosta. Consente così la gestione dei flussi di traffico. Presenta modalità di informazione diversificate in area grafica e video. Prevede la gestione separata dei segnali, con una diffusione differenziata. Offre informazioni di viabilità, cantieri e situazioni meteo gestite per aree omogenee, ovvero per tratte autostradali. Garantisce aggiornamenti in tempo reale forniti alle aree interessate. Consente di portare a pieno schermo la grafica informativa. Prevede una doppia gestione della programmazione in 4 terzi solo intrattenimento e 16 noni con una fascia informativa. Differenzia la programmazione in base agli schermi. Ma quali sono le caratteristiche di questo progetto? Porta il media alla gente, è uno strumento certo per gli inserzionisti. Crea identità, fidelizza, coinvolge, accompagna, tutela, agevola. Lega la propria linea editoriale al luogo di posizionamento. Garantisce così un target mirato, ancorché differenziato per giornata, orario e stagione. TV Zone, protagonista nel tuo viaggio.
Degam Julinga Momu Munila Degam Wanga Benvenuti al consueto appuntamento con gli aggiornamenti di TV Zone, con le notizie e con le immagini. Andiamo in Sicilia, prosegue l'allarme eruzione sull'Etna, i tecnici della protezione civile stanno seguendo ora per ora gli sviluppi della situazione. Non ci sarebbero però rischi immediati per l'abitato, anche se gli esperti hanno fatto sapere di voler attendere ancora 12 ore per far cessare l'allarme. Parliamo di sport, di Formula 1, la Ferrari ha confermato anche per la prossima stagione Schumacher e Barrichello dopo il trionfo del campionato 2001-2002 vinto da Michael Schumacher con 3 Gran Premi d'anticipo. Per il momento è proprio tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento di TV Zone. Remember the first time that we met you. Now could I forget?